Bene, vediamo di arricchire il tutto inserendo ancora alcuni materiali. In via provvisoria ricostruiamo la cattura, anche se in questo caso non abbiamo aggiunto delle sfere, quindi di riflessione. Poi andremo, come già detto, a localizzare meglio questo fenomeno. Lo faremo adesso, nel mentre che andremo a realizzare qualche altro materiale. È inutile dire, penso che sia chiaro che se io non so se in realtà ne abbiamo parlato, ma in questo materiale, ad esempio Wood, c'erano tutta una serie di parametri. Se prendiamo questo materiale, questo Wood, ad esempio, faccio un esempio, lo vado ad applicare alla mia superficie, do quindi questo materiale al mio ambiente. Ovviamente, se io trasformassi tutti i parametri, qui ho parlato nella parte relativa ai materiali, ad esempio, queste erano delle costanti, ma io volessi trasformare la mia rotazione in un parametro, qua potrei dare rotate come parametro. Questo che vuol dire? Dando un parametro vuol dire che ogni qualvolta vado a realizzare un oggetto figlio per questo materiale, ho la possibilità di andarmi a ruotare la texture su di essa. Ma la stessa cosa, vedete, qua già era fatto, già avevamo trasformato in parametro all'interno di questo esempio e l'avevamo denominato tiling, quindi la possibilità di poter ripetere questa texture sul mio pavimento e quindi di ingrandirla o accorciarla, come anche questa parte relativa alla forza, diciamo, della mappa normal, potremmo anche qua, in questo caso, convertire in parametro. Insomma, tutte le costanti è possibile convertire in parametri facendo sì che un eventuale materiale figlio, un eventuale materiale istanza, ne erediti le stesse proprietà. Qua possiamo scrivere ad esempio forza normal. Salviamo il materiale che abbiamo modificato. Ad esempio adesso richiamoci in Wood e creiamo un'istanza di questo materiale, lo chiamiamo sempre MWood ma 45. Poi creiamo un'altra istanza, la possiamo chiamare MWood in questo caso 90, che è l'orientamento. Voglio crearmi un orientamento dello stesso parquet a spina di pesce e un altro invece sempre a lista ma ruotato di 90 gradi. Oltre a poter fare ancora tutta una serie di operazioni, come quello magari di aumentarne il valore relativo alla forza della mappa normal. Ma facciamo questo esempio, recchiamoci su 45. Vedi che io qua ho la possibilità, attraverso il parametro rotate, di segnare, questo già l'ho spiegato, immaginate ad un cerchio in cui il valore 0 corrisponde a 0 gradi, il valore 1 corrisponde a 360 gradi e tutti gli spicchi interni hanno un loro valore, ovviamente. A seconda della rotazione, essendo un programma parametrico, un programma orientato alla programmazione, Arial fa in modo che poi tu possa progettarti, i parametri adeguati per posizionare la mappa, cioè se io avessi un pulsante dove vorrei applicare un materiale con una mappa a 45 gradi, o comunque vorrei applicare una rotazione di 45 gradi su questa mappa, qua mi basterebbe digitare 0.125. Questo corrisponde a girare la mappa di 45 gradi. Fatevi il conto e quindi andate magari per multipli di 0,125 e quindi raddoppiando, 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 l'intero giro si arriva a 360 gradi che corrisponde al valore 1 di questo parametro. Cioè, se qua mettessi il valore 1 avrei una mappa esattamente rotata di 360 gradi. Se mettessi 0,5 avrei una mappa rotata di 180. Se mettessi 0.125 di 45 gradi, 0 0.250 di 90 gradi. Notiamo di 45 gradi, 0.125. Salviamo. Qua potremmo anche
aumentare o diminuire la grandezza del mio parquet, potremmo anche aumentare o diminuire, ad esempio 1.4, la forza della mia mappa normal. Vedete che qua già si inizia a intravedere 1.8 ad esempio. Posso salvare in questo caso e posso andare, se vado a mettere adesso MV45, a una situazione di questo tipo. Ok? Quindi sono andato a ruotare la mia mappa sul mio pavimento. In questo caso, che abbiamo detto 90, quindi se a 45 corrisponde a 0,25, a 0,250, cioè a 0,125, 45 gradi, quindi 0,250 corrisponde giusto 90 gradi. Poi a voi l'ardua mossa di trovare tutti gli altri, tutte le altre angolazioni. Se lo metto qua, ho ruotato, c'ho una parte così, quindi orientata in questo senso, una parte orientata in questo senso e una parte a 45 gradi. Beh, fatto questo esempio, e magari andando a ripristinare, per ripristinare basta resettare il materiale qui, in questa parte, lui prende quello che trova all'interno della mia static mesh, perché per modificare in maniera definitiva questa static mesh con dei nuovi materiali dovrei andarli a sostituire in questo campo. Non ce lo dimentichiamo questo, cioè dovrei prendere questa situazione e trasportarla in questo campo e non andarla a sovrapporle a livello di viewport. Ok, detto questo, continuiamo e realizziamo qualche altro materiale, ma in realtà mi fermerò a realizzare il materiale per questo divano e poi aggiungerò delle sfere di riflessione, poi il resto magari aggiungerò io qualche materiale, in modo che nella prossima lezione vedremo come realizzare il materiale specchio qua all'interno del nostro bagno, e magari lo faremo dopo aver ricostruito, aver dato un'altra mano, diciamo, di ricostruzione della luce alla nostra scena. Magari adesso che so quali sono i punti deboli della mia scena, magari posso andarmi a modificare anche un po' i parametri poi dopo di world setting, quindi magari aumentare un poco il numero della sky lighting, della luce indiretta ambientale, magari la posso portare a 4 e posso portare a 25 questo valore. Salviamo tutto e andiamo a realizzare il materiale del nostro divano. Attendiamo che termini il processo, il procedimento. E adesso andiamo sul nostro. Anzi, creiamo un nuovo materiale per il nostro divano. Quindi mettiamoci all'interno dei materiali, qui. Creiamo una nuova cartella Materials. Ok? E qua. Creiamo un nuovo materiale. Lo chiamiamo M underscore pelle o leather, come vogliamo. Siamo in un mondo globale, ognuno scrive poi sostanzialmente quello che gli pare, quello che più immediatamente gli va a essere identificativo di quell'azione. In questo caso ho bisogno di alcune texture, ma come dico sempre, mentre gli altri parametri noi riusciamo benissimo a controllarli attraverso delle semplici constant, e abbiamo visto quanto sono utili poi nel caso di un riutilizzo attraverso degli oggetti, dei materiali figli, gerarchici, in questo caso quello di cui abbiamo bisogno, io ne ho scaricata qualcuno utilizzando Megascan, beh, chiudiamo un poco di finestre. Ok. Ok. Adesso andrà a ricostruirmi questo materiale perché è stato l'unico materiale che fino adesso è stato applicato all'interno della, cioè è stato proprio modificato all'interno della static mesh perché era un materiale proprietario di quel modello, cioè all'interno dell'editor delle static mesh. Ma adesso concentriamoci nel ricostruire un altro materiale. Vedete, qua ho il mio materiale pelle, faccio doppio clic, entro nel mio editor, però ho
ho bisogno di aggiungere, come dicevo, delle texture. Mi metto in texture, nel mio caso all'interno di Megascan ho scaricato, ecco, Litter Black, pelle nera, la prendo e me la porto come sempre nelle mie texture. Non impiegherà neanche tanto, sono delle texture non in 4K ma in 2K, ma già con questo parametro è sufficiente per rendere l'idea. Torniamo all'interno della mia pelle, quindi andiamo ad aprire e trasciniamo come sempre la parte relativa alla pelle all'interno del nostro specchietto. Adesso non ci tocca fare altro che dei semplici collegamenti. Questo va su Base Color, questo va sulla mappa Normal. Vediamo che già con questa semplice operazione potrei andare a vedere gli effetti applicando il materiale sul nostro divano. Beh, andiamo a salvare. Andiamo nella cartella Materials, abbiamo il nostro materiale e trasliamolo sia sul puff qua avanti che sul divano. Attendiamo che il materiale venga ovviamente rigenerato. Vedete che già in questo caso lui ha applicato in modo più o meno corretto la mappa. Ma vedete tutte queste situazioni che si notano lì sopra del divano? Questo è perché adesso abbiamo bisogno già di inserire, di localizzare qualche riflessione. Se qua vado su Sphere Reflection Capture e la inserisco all'interno della nostra scena, magari diminuendone un po' il raggio, magari mi metto in questo caso a 505 metri, ho una situazione di questo tipo. Diciamo che già può essere gradevole alla vista per quello che devo fare. Magari se vedo che la riflessione della mia pelle, cioè la specularità della mia pelle, è molto alta, qua al valore specular vado a dare una costante, al valore roughness vado a dare una costante e poi vado a modificare questi due valori. Magari al roughness do 0,35, alla specular do 0,25, ok? Do dei leggeri Posso andare a salvare. E posso andare all'interno della mia parte. Qua posso modificarne, avendo localizzato, la brillantezza della riflessione, che mi porta ancora a considerare, considerando il parametro metallic qua, pari a zero, naturalmente, mi porta a aumentare un po' il valore della rugosità a 0,65. Scendiamolo un poco, 0,4. Ah, ok, può andare bene. Salviamo. E ritorniamo sul nostro materiale pelle. Adesso tutto sembra funzionare in modo corretto e potremmo adesso aggiungere semplicemente qualche sfera di cattura. Ad esempio, in questo punto potrei portarlo a 300 in questo caso. Potrei andare a ricostruire Build Reflection Capture per avere un ambiente di questo tipo, ma devo fare la stessa cosa anche per quanto riguarda
questi altri oggetti, quindi alt, porto qui in corrispondenza della mia caffettiera, scendo di ad esempio 40 il raggio della mia, in questo caso, sfera di cattura. E qua potrei andare a modificarne e a controllare la cattura della riflessione all'interno della nostra scena. Semplicemente copiando le mie sfere di riflessione. In questo caso erroneamente non ho fatto la copia, ma questa voleva essere una copia. Ok, perfetto. E quindi poterne controllare l'influenza attraverso le sfere di cattura. Beh, fatto anche questa operazione, poi ognuno può controllare le riflessioni un po' come, parliamoci chiaro, un po' come gli pare. Noi ci vedremo alla prossima parte dove realizzeremo il materiale per lo specchio, applicheremo un po' di esterno al nostro progetto e poi andremo nella fase finale, che è quella relativa alla post-production. Dopodiché, per quanto riguarda questa prima fase, finiremo, poi per chi volesse seguire la seconda parte, è un corso a parte, preregistrato anche quello, lo potrà fare liberamente. Beh, detto questo, allora ci vediamo alla prossima lezione, alla prossima chiacchierata, così mi piace definirla, dove realizzeremo appunto il materiale per lo specchio e andremo un poco a completare quella che è tutta l'architettura interna.